Oggi vi farò vedere come fare una orata in crosta risate. Quello che ci occorre sono un po' di erbette aromatiche, limone, due uova e del sale, 3 kg. Penso siano sufficienti. Andiamo a rompere le uova. No, ci serve soltanto l'albume. Ecco qua. Questo lo mettiamo da parte e lo usiamo dopo per un'altra ricetta, un altro qua ancora. Vedete com'è semplice. C'è anche un attrezzo fatto apposta, ma io penso che si fa prima così piuttosto che comprare l'attrezzo. Mettiamo la chiara qua dentro. Se c'è finita della buccia, come nel mio caso, la leviamo con le mani e la andiamo a montare a neve. Ecco qua, una volta montato in questo modo, la lasciamo riposare un secondo e prendiamo le nostre erbette aromatiche lavate, le tagliuzziamo, ecco, così. Perfetto, ne mettiamo un po' nella pancia del pesce e un po' smilzate dentro l'uovo. Prendiamo un pezzettino, due pezzettini, tre pezzettini di limone e li infiliamo dentro il pesce, così, così e così. Ok, e questo sta a posto. Ora togliamo il pesce da qua e lo mettiamo qua. È il gioco delle tre carte: pesce perde, questo vince, questo perde. Ci mettiamo dentro il sale, partiamo con mezzo chilo di quello fino, e un chilo di quello grosso, e con una spatolina in legno, anche detta cucchiarella, cominciamo a mescolarlo piano piano. Quando vedete che comincia ad amalgamarsi, che rimane umido, grumoso in questo modo, vuol dire che va bene.
Ok, adesso prendiamo della semplice carta forno, la appoggiamo sulla nostra teglia e cominciamo a preparare un letto di sale per adagiarci il nostro pezzolino. Quindi facciamo così in modo che vi faccio vedere. Ecco, fate un letto di circa un centimetro e mezzo, va bene. Poi ci posiamo il nostro pesce. Ci poggiamo il nostro pesce al quale andiamo a tagliare la coda perché effettivamente è troppo lunga. Tanto la coda non si mangia. E la togliamo. Ora prendete il limone di prima e fate tutte fettine fine. Ora vi faccio vedere. 1, 2, 3, 4, così, basta, e le poggiate sopra il pesce in questo modo. Quando è tutto coperto, andiamo a coprire il nostro pesce completamente. Con un altro po' di sale. Ok, bagnate col del vino bianco il sale e posizioniamo tutto sopra. Ecco, deve essere completamente coperto il nostro pesce. Potete prendere i punti dove non c'è il pesce sotto e posizionarlo sopra. Perché si fa questa cottura al sale? Perché il sale in questo modo proteggerà il pesce e non farà evaporare i presunti. E ovviamente col sale. Ecco qua, col sale perderà anche un po' di sapore, ma non verrà salatissimo che non si può mangiare. Certo, un po' salato verrà sicuramente, però non spaventa, ma non è così. Adesso è pronto, è finito, vedete? Una molto veloce come ricetta. In forno un'ora a 200 gradi e ci vediamo tra un'oretta. Alexa, timer, un'ora. Un'ora a partire da ora.